Accade di tutto nello studio di Uomini e Donne, il faccia a faccia tra due protagonisti e l'intervento di Maria. Le nuove puntate di Uomini e Donne promettono scintille e colpi di scena che terranno incollati allo schermo i fedeli telespettatori del programma. Tra le vicende più attese, spicca la discussione accesa tra Armando Incarnato e Mario Cusitore, ex pretendente di Ida Platano. Quest'ultimo, deciso a voltare pagina dopo la fine della sua frequentazione con Ida, si troverà al centro delle polemiche per la sua volontà di conoscere nuove dame. Uomini e Donne, Armando contro Mario. La lite tra Armando e Mario non passerà inosservata agli occhi del pubblico. Dopo l'inizio della frequentazione di Mario con due nuove dame del parterre femminile, Morena e Margherita, emergono le prime tensioni. Le due donne non tarderanno a esprimere in studio le loro perplessità sul comportamento dell'uomo durante gli incontri privati, lamentandosi della differenza tra il suo atteggiamento in esterna rispetto a quello tenuto sotto i riflettori del programma. In questo clima già teso si inserisce Armando Incarnato che decide di portare alla luce un argomento delicato, il tatuaggio che Mario ha fatto in onore di Ida Platano durante la loro relazione. La rivelazione diventa lo spunto per un'accusa pesante da parte di Armando nei confronti dell'ex pretendente, quella di cercare solo visibilità attraverso il programma. L'accusa scatenerà una discussione accesa culminata con un crollo emotivo da parte di Armando. Nel frattempo Gemma Galgani decide di chiudere definitivamente la sua frequentazione con Raffaele per chiedere alla produzione del programma il ritorno in studio di Valerio, cavaliere precedentemente eliminato dalla dama torinese. Il ritorno dell'uomo susciterà dubbi e interrogativi sia nel pubblico sia in Tina Cipollari riguardo alla sincerità dei suoi sentimenti verso Gemma. Dopo essere stata messa ai margini nella scorsa edizione del talk show a causa dell'assenza di cavalieri interessati alla sua conoscenza, quest'anno Gemma torna prepotentemente al centro delle dinamiche televisive grazie alle sue nuove avventure amorose. Un cambio significativo rispetto al passato che dimostra come Maria De Filippi non abbia affatto perso interesse nel personaggio interpretato dalla dama torinese all'interno dello storico format televisivo. Queste anticipazioni lasciano presagire settimane ricche d'emozioni e colpi di scena all'interno dello studio più famoso della televisione italiana dedicato all'amore e alle relazioni interpersonali. Gli appassionati sono pronti a seguire con attenzione le evoluzioni dei protagonisti coinvolti nelle intricate vicende amorose proposte da Uomini e Donne.